Adesso parliamo della parentela. La disciplina sulla parentela, anzi parliamo della parentela, dell'affinità e del coniugio. La disciplina sulla parentela, e quindi sulle linee e il grado di parentela, è contenuta nel titolo quinto del primo libro del Codice Civile, mentre quella, diciamo, sui rapporti coniugali nel titolo sesto, sempre del primo libro. Con riguardo alla parentela, il Codice Civile offre una nozione che si riconduce appunto all'articolo 74, primo articolo del titolo quinto del primo libro, dove si afferma che la parentela è il vincolo che lega le persone che discendono da uno stesso stipite. Tuttavia, quando si parla di parentela, bisogna avere riguardo, almeno sotto il profilo giuridico, per la linea e per il grado. Quindi, gli articoli 75 e 76 ci offrono appunto la possibilità di capire come si calcolano le linee di parentela e come si computa appunto il grado della parentela. Cioè, quando si ha una situazione appunto ad esempio di ascendenza, di discendenza, oppure si è parenti ad esempio in linea collaterale. Infatti, si può essere parenti con riguardo alle linee della parentela, si può essere parenti in linea retta o in linea collaterale. La linea retta contraddistingue ad esempio i rapporti di parentela tra genitore. La linea retta può essere una linea discendente o ascendente, contraddistingue ad esempio i rapporti di parentela tra. Con riguardo, diciamo, alla linea di discendenza tra genitore, figlio, nipote, così via. Con riguardo alla linea di ascendenza tra padre, nonno, bisnonno e così via. Questi sono tutti parenti in linea retta. Però si può essere parenti anche in linea collaterale. Ad esempio, i fratelli sono parenti in linea collaterale, di primo grado. O lo zio col nipote è parente in linea collaterale. E i cugini sono parenti in linea collaterale. Quando si è parenti in linea retta e in linea collaterale? Il codice civile, come linea retta abbiamo già detto. Il codice civile, l'articolo 75, infatti dice che sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra. Mentre invece in linea collaterale sono in linea collaterale quelli che pur avendo uno stipite comune non discendono l'una dall'altra. Quindi i parenti in linea collaterale sono proprio quelli che condividono uno stipite comune, però non sono, diciamo, non discendono l'uno dall'altro, quindi i fratelli non discendono l'uno dall'altra, però condividono il genitore come stipite comune. E rapporto, per quanto riguarda invece il computo dei gradi, vediamo che i fratelli sono parenti in linea collaterale di primo grado. Perché? Perché per computare i gradi l'articolo 76 ci dice che nella linea retta si computano tanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalla generazione salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune, da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. Quindi, mentre il rapporto, diciamo, linea retta, di parentela linea retta, il grado si computa appunto contando tutti i soggetti legati da vincolo di parentela, escludendo poi lo stipite, cioè escludendo poi sempre lo stipite. Quindi, ad esempio, tra genitore e figlio, se parenti in linea retta di primo grado, perché anche se i soggetti sono due si esclude appunto lo stipite che di generazione, no? Del soggetto. Mentre il nonno e il nipote sono parenti di secondo grado, perché si conta appunto il nipote, il figlio del nonno, il genitore, e poi si esclude appunto dal conteggio lo stipite che ha generato appunto la linea. Mentre in linea collaterale il computo dei gradi avviene dal soggetto. Ad esempio, se si vuole sapere lo zio e il nipote in che linea di parentela sono, chiaramente sono in una linea di parentela collaterale, e per quanto riguarda il grado si risale, si conta lo zio, il genitore dello zio, poi si scende e quindi in pratica si calcola la linea di ascendenza, si parte da un soggetto calcolando la linea di ascendenza, poi arrivato allo stipite comune si scende calcolando la linea di discendenza, escludendo però appunto dal conteggio lo stipite, il soggetto che ha generato appunto le due linee collaterali di discendenza. Quindi con riguardo allo zio, tanto per esemplificare meglio, perché se non avete capito, si conta lo zio. Poi il genitore non si conta perché è lo stipite comune. Poi si conta il fratello dello zio, che è il figlio appunto dello stipite comune, del genitore, e poi il figlio. Quindi in pratica c'è un rapporto, il figlio del fratello dello zio, che è il nipote appunto dello zio. Quindi in pratica, escludendo lo stipite comune,
i soggetti che rimangono sono tre, e quindi c'è un rapporto di parentela in linea collaterale di terzo grado, pratica tra lo zio e lo nipote. Mentre tra i cugini sarà di quarto grado. Mi da pensare che non esistano cugini di secondo grado, chiaramente. Cioè, possono essere solo cugini al limite di quarto grado. Boh, vabbè, comunque. Ah, perché a volte si dice mio cugino di secondo grado, mio cugino di secondo grado. Non esistono cugini di secondo grado, possono essere solo cugini. Addirittura forse neanche di terzo, cioè stando al conteggio così come ce lo siamo proposto in questo istante, dovrebbero essere solo di quarto grado. Mi stai rifacciando.